pronti per Telebelluno Agenda, vediamo le proposte per giovedì 21 novembre. Alle 18.15 a Longarone, nella Sala Popoli d'Europa, in piazza Primo Novembre, si terrà l'incontro dal titolo La bicicletta, nuova cultura della mobilità urbana. L'evento è promosso dalla FIAB Belluno, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Veniamo ad un'altra iniziativa, parliamo del Festival delle Arti di Limana, una iniziativa promossa per far incontrare la cultura ed il pubblico attraverso tutte le varie arti e le sue forme, dalla pittura alla scultura, dalla poesia alla musica, dal cinema al fumetto e molto altro, ciò coinvolgendo il territorio ed artisti di tutte le categorie, sia amatoriali che professionali. Questa è la settimana dedicata alla pittura e per l'occasione alla municipalità di Limana, giovedì 21 novembre alle 20.30 ci sarà un incontro dal titolo I pittori Vecellio nella provincia di Belluno, a cura di Letizia Lonzi. Andiamo avanti con l'attività e veniamo ad un'anticipazione per venerdì 22 novembre. L'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, in collaborazione con le Scuole in Rete e ACLI Belluno, propongono per venerdì 22 novembre un incontro su Giorgio La Pira, profeta di dialogo e di pace. L'incontro si terrà alle 17.30 al Seminario Gregoriano di Belluno in via San Pietro 19. Interverranno il professor Pietro Giovannoni, che parlerà della politica come prima forma di carità, e il professor Giuseppe Goisis, che interverrà su Giorgio La Pira, polo politico e polo profetico. Andiamo avanti con le iniziative, vi parlo di un'altra proposta, perché venerdì 22 novembre il gruppo archeologico Cadorino e la Magnifica Comunità di Cadore propongono al Palazzo della Magnifica Comunità a Pieve di Cadore, con inizio alle ore 21, la presentazione del volume I Celti e il Veneto, che appartiene al volume Storie di Culture a confronto, supplemento di archeologia veneta. L'evento previsto appunto venerdì 22 al Palazzo della Magnifica Comunità è per presentare questo volume, dove trovano risposta una serie di domande sull'impatto culturale che i Celti ebbero sui Veneti antichi, sulle novità che introdussero a livello di manufatti, armi, costumi, nomi e abitudini, sul modo in cui si integrarono con la popolazione locale fino al successivo avvento dei Romani. Parteciperanno all'incontro le autrici Giovanna Gambacurta e Angela Ruta Serafini. Tutta la popolazione è invitata a prendervi parte, e ingresso gratuito alle ore 21, ricordiamo. Noi abbiamo concluso così questa nostra, questo nostro appuntamento di Tipi di Agenda. Arrivederci.